ragazzi! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un unboxing, ma un unboxing un po' speciale, perché invece di spacchettare qualcosa per noi, abbiamo preso delle cose per Dipper. Esatto! Abbiamo preso delle cose per il nostro cricetino Dipper. Quest'ordine l'ho fatto da un sito che si chiama ZipRar ed è un sito specializzato nella vendita di prodotti per roditori. Quindi vediamo un po' cos'è arrivato. Intanto partiamo dall'imballaggio, che è arrivato un po' ammaccato, non è il massimo, ma speriamo che non si sia rovinato il contenuto. Vediamo cosa avevo preso. Ah, sì, allora. Sì. Un bel ponticello dove tu ce lo puoi mettere nella gavetta, Beth. Sì, è un ponticello, però io questo l'ho preso perché secondo me può avere due funzioni, o quella di ponticello, ma anche quella di recinto. E volevo provarlo perché secondo me possiamo isolare un po' la ruota da tutta quella lettiera che ogni volta la sommerge, e anche dove mettiamo la pappa. Poi... questo è il mangime, ho preso un mangime nuovo perché mi sono informata e ho scoperto che questa marca è la migliore in assoluto per i criceti. Speriamo che lui la gradirà. Poi? Cos'è questo? È una cosa per uccellini, ma lo può anche usare un criceto. È una piccola palestra per arrampicarsi, per fare un po' di movimento, perché nella gabbia che abbiamo preso noi, vedete, non ha le sbarre, quindi lui non ha niente per potersi arrampicare. Allora gli ho preso questa struttura, perché se ha voglia di arrampicarsi lo può fare qui. Cavoli però, dall'immagine mi sembrava più piccola, ma non so neanche se c'entra nella gabbia questa cosa. E poi è troppo grande per un cricettino nano. È vero. Vabbè, allora al massimo userò i pezzi per costruirgli qualcos'altro. Va bene, questa va montata. Ci pensiamo dopo. E poi l'ultima cosa? È una palina dove dentro c'è questo tipo fieno dove lui la rotola e dentro a questi bastoncini c'è questo fieno che può mangiarlo. Sì, ma anche questa dall'immagine mi sembrava piccolissima, invece è una palla enorme, ma... sì. Ma il nostro Dipper è piccolo. Vabbè, la prossima volta io devo guardare meglio le misure, eh. Cioè, ho preso tutto di dimensioni gigantesche. E allora dobbiamo creare un parco giochi a parte per Dipper, dove lo portiamo in vacanza. A volte lo possiamo anche portare fuori. Va bene, allora, sicuramente una cosa giusta l'ho presa. Il mangime. Quindi intanto gli mettiamo il mangime, che magari lo attira anche fuori. Pure questo. Pure il ponte può andare bene, è grosso pure quello, eh. Però almeno come barriera sicuramente lo posso usare. Però guarda, dall'immagine è minuscola. Ma infatti anche sul sito mi sembrava piccola. Apriamo il cibo. Come la poi chiudiamo? Non lo so, con una molletta. Allora, rispetto a quello che avevamo già comprato, già noto una bella differenza. Non ha quei mallopponi grossi, questi qui, che ora l'ho anche tolto perché c'era finita tutta la segatura dentro. Ok, dai, io direi basta così. Beh, dove sei? C'è la pappa, c'è diversa, la pappa. È diversa, questa è più buona. Quella buona. Dacci questa soddisfazione. Almeno una cosa che ti abbiamo comprato, che sia quella giusta. No, è di qua, Dipper. Dipper. È qui. Nuova. Pappa. Eccolo. Vediamo. Dacci la soddisfazione. Vediamo lo chef Dipper cosa pensa. Si sta infilando dentro. Qualcosa di buono ci sarà allora. Amore, ti voglio troppo bene. Guarda che bene. Sì, ma lo lasci in pace, sennò è ovvio che non mangia, no? È sempre lì con quella manona. Porco Pucci, voglio essere un criceto, mamma. Io amo gli animali. Comunque, adesso io voglio montarla quella cosa lì e voglio vedere cosa salta fuori. Se è troppo grande, ci giochi con lui. Ma io sarei contento. Aspetta, aspetta, apriamo anche questo. Dai, io comunque questo glielo voglio dare. Questo lo mettiamo qui, nella zona Dipper. Piano almeno, scusa se la sbaglio. Ma tu la sbatacchi! È lei che è andata qua. Ma che è lei? È lei, è solo una palla inanimata, non ha colpe. Vediamo cosa dice vedendo questa roba che arriva. Secondo me ci si può arrampicare però. La vista, vediamo se gli interessa. No, gli piace di più quello. Beh, le è piaciuto almeno. Però adesso è scappato nella casetta, non è che si è spaventato. Dice, ma cos'è sta palla che si è materializzata a casa mia? Eccolo, eccolo. Ui. Guarda. Secondo me adesso, sai che c'è, è anche un po' intimorito dalla nostra presenza, perché lo stiamo fissando. Chiudiamola, gatto. Beh, chiudiamolo, lasciamogli il tempo tranquillo di scoprire tutto. Torniamo al nostro tavolo, che è diventato un disastro per dire poco, e proviamo a montare questa struttura. Guarda,
qui non è attaccato, qui c'è non qui... è attaccato, vedi? È vero, è vero. La qualità non è neanche delle migliori, eh. Oltretutto, nel sito questa cosa era messa nella sezione per criceti. C'era scritto che era la palestra per criceti, invece area ricreativa per volatili. Ecco, non mi sembra che i criceti volino. Forse perché loro credevano che erano delle specie magiche che volavano. Vabbè, noi comunque la montiamo e poi cercheremo di adattarla per renderla utilizzabile anche dal criceto. Allora ragazzi, a parte che è complicatissimo montarlo, nel senso che è difficile far entrare le viti perché non ci sono già i fori qui nel legno, ecco, una ci si è spezzata dopo averla messa e quindi adesso abbiamo questa mezza vite qui. Quindi ora cambiamo strategia e proviamo con la colla a caldo. Ok, un po' lì, un po' lì. Ok, speriamo che regga. Guarda, già si sta reggendo, eh. Ok. Beh, è carina già. È carina, dai. Per un pappagallo che non abbiamo. Teoricamente questa la dovrei incastrare qui, ma non si incastra perché è più larga del buco in cui dovrebbe entrare. Vabbè, comunque allora io adesso l'ho semi incastrata così, non è proprio il modo in cui andrebbe messa. E poi questa invece andava di qua. Allora, ecco fatto. Adesso vediamo cosa ne pensa Dipper. Noi non siamo convinti di questa palestrina, ma vediamo cosa ne pensa il suo proprietario. Vedi un po' se ti piace questo posto. Non ci vuole neanche andare. Vediamo un po' se prova ad arrampicarsi o se non gli interessa per niente. Sta ispezionando. Ma è enorme rispetto a lui, guardate. Ditemi come fa questa cosa a essere una palestra per criceti. Magari i criceti dorati, che sono quelli grandi, ma non c'era scritto. Anzi, c'era proprio l'immagine dei criceti. Uffi. Oh, scusa, Dipper. Ti ho preso una cosa che non era adatta a te. È passato nel cerchio. Bravo. E poi cerca di uscire. Dai, secondo me un po' lo incuriosisce comunque, eh? Cosa stai facendo? Si sta lavando le ascelle. E certo, anche le ascelle bisogna lavarsi, eh? Dai, arrampicati sulla fune come Tarzan. Secondo me vuole tornare a casa. Che dici? La riportiamo a casa? No, no, quella gliela mettiamo dopo. Ciao Topolino. Allora, questo tavolinetto è basso, ma non bisogna mai giocare con i criceti sul tavolo perché loro non vedono bene le altezze e si possono buttare, quindi si possono fare molto male. E se è proprio alto possono anche morire. Eh sì. Dai, torniamo a casa. Facciamolo tornare nella sua gabbietta. Aprila. Vai Dipper, sei in piscina. Ecco qua, messo il tuo nuovo ponticello. Dai, comunque non gli è proprio dispiaciuta al 100% questa palestra, eh? Secondo me, se noi facciamo qualche piccolo cambiamento, ad esempio mettendo una rete o qualcosa che lo aiuti ad arrampicarsi anche da queste parti, o anche per salire meglio qui, secondo me ci si può divertire. Sì, pure secondo me. Beh, questa qui è la prima volta di andare in questa palestra. Sì, dai, con qualche piccola miglioria può diventare perfetta. Allora, diciamo che è stato un acquisto metà sbagliato e metà giusto. Sì. Comunque, ragazzi, per oggi questo video finisce qui. Io, Alissa e Dipper, che si sta intrufolando sottoterra, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.